Allora, stiamo facendo un vlog che in realtà sarà tipo un weekly, perché oggi sabato gireremo oggi e domani, che è domenica. Scusate se ogni tanto ci vedete guardare in là, ma abbiamo il piccolo mostro. Sì. Qui in questo cartone di Amazon ci sono, scusate se lo vedete ancora lì, ma ci sono tutte le cose che abbiamo cominciato a comprare per il compleanno della Noe, che sarà tra meno di un mese. Noi ci siamo portati avanti. Stamattina siamo alle prese, Noe, passami il socchiettino. Passami il socchiettino. Stiamo girando il video sugli outfit di Shein, di cui vi ho fracassato le ovaie per non so quanto tempo, con la storia degli outfit ispirati alle Blackpink. Quindi niente, noi adesso ci mettiamo a registrare quel video. Eccolo il mostro. Fai ciao Davide. Io lo chiamo piccolo mostro. Fai ciao. No, no, non tu, non è quella mano. Ecco, bravo. Manda un bacio, fai. Bravo. Dov'è Tata? Sì, la telecamera. Va bene. Ok, adesso finiamo di girare, poi lo vado a mettere. Sì, è ora della nanna. Lo vado a mettere a letto perché ora è la sua. È molto polemico questo bambino come suo padre. E niente, quindi noi ci vediamo dopo, perché oggi adesso metto a letto Davide, insomma, devo finire di fare delle cose in casa. E poi andiamo a fare un po' di shopping, o meglio, devo comprare delle scarpe per la Noè, se riesco un paio anche per me. E niente, quindi poi magari vi portiamo, faccio qualche ripresa in negozio, una cosa un po' a umma umma, come si dice dalla mia parte. Io sono la mamma, non sono la tata. Ma da cook? Cooked. E niente, ci vediamo dopo. Allora, eccoci tornati. C'è Davide che mi guarda così. Allora, noi siamo appena tornati. Scusate l'inquadratura, ma sto cercando di. L'importante è che si veda la Noè, che a me non mi si vede a mezza testa, non ci interessa. Avevo fatto un piccolo video su TikTok, andatelo a vedere. Dove abbiamo fatto vedere cosa abbiamo acquistato da OVS. È uno shopping interamente per i bambini. L'unica cosa per me è stata questa tazza acquistata da OVS, carina, con scritto abbracciami, molto bella. Ma no, io direi di cominciare dalle scarpe prima. Ok. Allora, passami le babuccette di Davide, le pantofoline. Da Pittarello ho comprato. Avrete visto sicuramente, se sono riuscita a mettere le clip, avrete visto sicuramente delle inquadrature, eccetera, eccetera, di queste ciabatte tutte belle. E alla fine, scusatemi, ma Davide qui, ecco, guarda cosa si sta mettendo in bocca, ok? Ho preso queste ciabattine qui a Davide. Questo, è quello dei Paw Patrol, giusto? Troll, sì. Sì, dei Paw Patrol. Paw Patrol, Paw Patrol. Ok, basta. Queste qui, molto molto belle, morbidose, infatti dopo gliele metto i piedi. Poi, fai vedere Noè. Arriva. Allora, in realtà la Noè avrebbe dovuto scegliere un paio di stivali. Ecco, la luce che vedete in realtà è perché la Noè ha comprato un paio di scarpe e se le ha già messe i piedi. Appunto, molta fantasia, ha comprato lo stesso. Ma non le tue, cretina. Ha messo le sue scarpe nella scatola. Intanto togliti una scarpa che la facciamo vedere, perché poi la facciamo a paragone con l'altra che hai comprato. Allora, ha preso queste fatte in questo modo, che quando cammini, ecco, della serie, io non vorrei abbagliare nessuno, ecco. Ovviamente poi, molta fantasia, le ha scelte così, cioè, questa c'ha il fiocco, questa c'ha la stella, e guardate. Mamma, ma il fiocco lo devo mettere a piedi. Lo so, avrei potuto dirle di lasciar perdere, sì. Ma io piangevo. A parte quello, insomma, l'importante è che i nostri figli sono felici. Poi in realtà è perché la mamma del mio compagno gli aveva già promesso di comprarle lei degli stivali carini, quindi ho detto è inutile comprargli nel due paia. Poi Io prendo via le mie robe. aspetta, questa qui di chi è? Poi sono andata da Tacco, io non so
so se Tacco, è una linea, è un negozio che si trova ovunque, non ho idea. Però a Fidenza Village c'è, quindi vabbè, ho preso questo felpone al mio compagno blu. Sì, amore, dammi. Ho preso questa felpa Thomas, è 12-14, Thomas ha 12 anni, ho deciso, amore, sì, ho deciso di prendergliela un po' più grande perché così la sfrutta magari anche l'anno prossimo, azzurra, con la scritta Brooklyn, poi noi, poi questa è sempre per Thomas, mi sa, sì, sempre 12, sì, sempre 12-14 anche a lui. Questa qui mi sa che è venuta, questa e queste sono venute 9,90 euro. Invece quella del mio compagno è venuta quasi 16 euro. Vabbè, queste tante per Thomas, vabbè, no, sono miei. Poi ho preso un pantalone a Thomas. Sì, amore. No, no, questi qua sono, no, sì, questi sono miei. Mi sono presa un set di 7 calze, 1, 2, 3, 4, no, 5 calze, scusatemi. Le ho prese a Thomas anche, ecco, nere con questa fantasia così. Alla Noè le ho presi così. Come delle matite, dei pastelli. C'è dell'altro che ho preso? Sì. Ma io non la so questa. Aspetta Noè, non lanciare. Ah, poi a Thomas ho preso il pantalone così fa il completo con la tuta, con la felpa, scusatemi. Mi sa che anche questo veniva a 9,99 euro, sì, 10 euro. Poi al mio compagno ho preso questa magliettina un po' più carina e anche in cotone. Così colori, come posso dire, non ho preso mix di colori perché al mio compagno le cose troppo colorate non piacciono, a lui piacciono le cose a tinta unica. Noi, poi questi sono tutti i gioielli che hai scelto? Questi no, questa li ho già visti su TikTok. Ah sì, sì. Collane super fighissime rosa, un choker, quindi, non so. Collana farfalla, ma mi sa che vedere bene, amore. Ma mi sa che avevo preso qualcos'altro. E gli elastici? Sì, che male non fanno. E altre, altre. Con il video della, del nostro pomeriggio che continuerà con me che metto via questa roba, metto Noemi a fare i compiti qua, faccio fare la merendina a Davide, insomma vedrete delle scene un po' così casalinghe. Allora, ciao a tutti, buonasera, sono circa le 8, vabbè sì quasi, 7.45, in realtà sono passati un po' di giorni dalla clip che vedete prima, sì, Davide mi sta vuotando tutti i cassetti e mi sta mettendo tutto, ah scusa c'è la bottiglia, il soqquadro, eccolo qua, io l'ho fatto mangiare da poco, adesso faccio la cucina, lo metto a letto. In realtà il video non è andato come previsto perché avrei dovuto girare varie giornate, cioè sabato e la domenica per intenderci, solo che poi ho avuto tante cose, la Noè aveva mal di pancia, poi Thomas insomma lui insomma non erano, cioè non è che non erano in vena per girare, cioè per carità, perché non è che dobbiamo metterci, facciamo i film, noi facciamo video di vita quotidiana, però se non è il caso di girare non mi metto con il telefono o la macchina fotografica a filmare i miei figli in momenti, magari in momenti in cui sono indisposti, ecco. Poi ci si è messo anche Davide, che una settimana sì e l'altra pure l'influenza, la tosse, chi più ne ha più ne metta. E niente, sottofondo Coco Melon, quante madri come me destinate a questa roba, non ne posso più, salvatemi, aiuto, maltrattamento di madre, sono stanco, quindi faccio una lavata veloce, lo metto a letto, non volevo fare un video veloce quindi lo chiudo qua e volevo scusare, ah che poi sono andata a rivedere vari clip e ho visto che in quella dove facevamo vedere le cose comprate, Davide piangeva molto, chiedo scusa, ma anche questo fa parte della vita. Magari se riesco taglio quel pezzo, se dipende perché non mi ricordo se stavo mostrando qualcosa o meno.
E niente, io sono la soletta perché Thomas, la Noè e il mio compagno sono andati a mangiare la pizza. E io no, perché sto cercando di dimagrire. Sto cercando di stare un po' a dieta. Vediamo se riesco a togliere i chili che ho preso. E un po' per quello, un po' perché comunque dicevo, è raffreddato, quindi non lo porto fuori né per lui né per gli altri bambini o le altre persone giustamente che sono in pizzeria. E quindi niente, io non so se l'ho detto, di scusare le mie condizioni, ma sono tornata da lavoro praticamente forse un paio d'orette fa, sì, però il mio lavoro non finisce a lavoro, cioè io quando vado a lavorare non è che chiudo, torno a casa e non faccio niente. Sono tornata, ho parlato con i bambini, la loro giornata com'è stata, poi sono andata a prendere Davide perché era su con la sua nonna, gli ho dato le medicine e quant'altro, sono scesa, gli ho preparato da mangiare, ho messo a posto due cose qua in cucina che non sembrerebbe perché è di nuovo tutto sotto sopra. E niente, una cosa o un'altra, ho perso del tempo e quindi niente, quindi dopo mi vado a cambiare, anzi doccia, metto prima a letto Davide, doccia, pigiama e Anna, Anna, anche Davide, basta. Cioè che poi guardate, quella è acqua. Nel prossimo video ho fatto una sorpresa alla Noè, la porto al cinema a vedere BTS, cioè il concerto. Il concerto, insomma, è credo che sia un mix di vari concerti che hanno fatto e hanno fatto un film, comunque. In poche parole, siccome la Noè, Blackpink, BTS, ne va matta, anche a me piacciono, li ascolto spesso e volentieri, allora le ho fatto la sorpresa, ho preso i biglietti e li andiamo a vedere e lì penso che faremo un video dove passeremo una giornata sole solette, io e lei, è da un botto che non passiamo del tempo sole, proprio sole, perché andiamo solo io e lei, ci prendiamo la serata libera da tutti e da tutto e niente. E boh, niente, io volevo solo dirvi queste due cose e niente, noi ci vediamo al prossimo video.